concluso un G7 salute che è assolutamente una farsa, una presa in giro. Il ministro Schillaci ha detto: al primo posto c'è One Health. Ma sa che cosa vuol dire One Health? One Health vuol dire tutela della salute degli esseri umani, insieme alla tutela della salute degli animali e alla difesa dell'ambiente. Bene, i 7 governi che sono qua riuniti si distinguono per cercare di bloccare in ogni modo la transizione ecologica e spingono verso un modello di sviluppo che mette a rischio il pianeta, che produce morte e che produce malattie. Il ministro Schillaci ha detto: al secondo posto oggi c'è la prevenzione come discussione tra i ministri. Bene, l'Italia in un anno ha tagliato del 18% la spesa per la prevenzione sanitaria. Parla di piano pandemico mondiale. L'Italia ancora oggi non ha un piano pandemico. Ma oggi non è una scadenza solo nazionale. Qui al corteo abbiamo la delegazione della rete europea per la difesa della sanità pubblica, con delegazioni che arrivano dalla Francia, dal Belgio e da altri paesi europei. Stamattina ci siamo collegati in diretta con il People Movement dall'India, che ci ha raccontato che cosa sta accadendo da loro, con milioni e milioni di persone private dei farmaci, perché i farmaci che l'India produce vengono venduti attraverso Big Pharma alle nazioni ricche che ne pagano tantissimo. Pensate che il gruppo Investigate Europe, giornalisti d'inchiesta europea, ha documentato che negli ultimi 5 anni sono 480 miliardi di euro i profitti che le aziende di Big Pharma hanno depositato nei paradisi fiscali, in gran parte all'interno della stessa Unione Europea. I 100 gruppi della sanità privata europea hanno avuto dei ricavi di 311 miliardi e hanno avuto un aumento dei guadagni del 7% in un anno. Il maggior gruppo privato italiano, il gruppo San Donato, chiamato anche Papignano, in un anno ha guadagnato in più il 15%. E noi siamo qui con un governo che ospita un G7, ma è il governo che spende il 6,2% del prodotto interno lordo per la sanità, cioè la cifra più bassa di tutti i paesi dell'OCSE, una cifra assolutamente più bassa della media di quella dell'Unione Europea. Perché il nostro governo, e non certo iniziare solo da questo, sta cedendo la sanità pubblica alle strutture private. Negli anni 90 per l'OMS noi eravamo uno dei 2 migliori servizi sanitari del mondo. I governi che si sono susseguiti, indipendentemente dal colore della loro maggioranza, dal 2010 ad oggi hanno tagliato 37 miliardi di soldi euro alla sanità. Tagliati significa o mancato adeguamento all'inflazione o soldi tagliati realmente. Pensate che proprio in questi giorni siamo addirittura senza alcuni farmaci per i pazienti talassemici, mancano perché le aziende non hanno vantaggio a produrli, mancano i farmaci per la bronchiolite dei neonati, cioè questi ci sono, ma l'azienda ha stabilito un prezzo iniziale che era superiore ai 1.000 euro. E che cosa ha fatto il ministro? Ha detto: bene, lo possono prendere solo le regioni che sono in parità di bilancio. Ecco che torna fuori la solita logica, e cioè il diritto alla salute non è più un diritto, ma dipende dal portafoglio, dalla forza d'acquisto che ogni regione o che ogni singolo cittadino ha. Noi siamo qua a rivendicare tutti insieme, manifestanti, attivisti e tanti, perché ne ho visti veramente tanti, colleghi,
medici, operatori sanitari. Siamo qua a rivendicare una cosa semplicissima. Difendiamo e sia attuata la Costituzione, che all'articolo 32 dice che il diritto alla salute è un diritto universale. Pensate che l'unico articolo dove non si parla di cittadino, l'unico articolo della Costituzione, perché il diritto alla salute non è un diritto di cittadinanza, è un diritto per solo fatto che sei un essere umano ed è nell'interesse dell'individuo e della collettività, dice la Costituzione. Ma poi c'è un altro articolo che molti dimenticano, il comma 2 dell'articolo 3. Cosa dice? Che è compito della Repubblica, cioè compito dello Stato, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono alle persone di godere realmente dei diritti inseriti nella Costituzione. Cioè la nostra Costituzione, che la destra non solo vuole cambiare, dice chiaramente che la Repubblica, lo Stato, non è un arbitro ai lati del campo, è un giocatore sul campo che ha il dovere, non il diritto, ha il dovere di far sì che i diritti costituzionali possano essere esigiti da tutti i cittadini. E il diritto alla salute è il primo diritto che deve essere a disposizione di tutti i cittadini. Per cui il ministro Schillaci, questo governo, sono governi fuori dalla Costituzione. D'altra parte non ci meravigliamo, perché il partito di maggioranza discende da un partito che non ha mai sottoscritto e non la Costituzione e non ha mai partecipato alla stesura della Costituzione. Questo è chiaro, vengono dal mio interno, e le leggi che stanno proponendo adesso ne sono una dimostrazione. Hanno paura che la gente si organizzi, che la gente protesti e cercano di bloccarci prima. Ma io credo che la lotta per la difesa della salute sarà uno degli elementi che caratterizzerà il conflitto sociale non solo in Italia e in Europa, ma assolutamente in tutto il mondo. Noi dobbiamo democratizzare la cura, perché dobbiamo curare la nostra democrazia. Bravo.